AZ Miss smoking rollies in the back of an Acura, acting like we sober with the pigs on the back of us, swerving through suburbia, you're bleeding happy, yes. Only urban. Buondì, oggi è giovedì 6 ottobre 2022, sono qui di nuovo a vloggare dopo non so quanto tempo, mi sembra veramente un'eternità. Era da un po' che non facevo vlog, infatti mi mancava tantissimo. In realtà già ieri avevo iniziato a vloggare, poi non avevo finito perché insomma erano successe varie cose, però in compenso ho registrato il video dei capelli. Mentre oggi voglio assolutamente vloggare, anche perché farò un po' di cose carine, quindi vi porterò con me in questa giornata. Sapete che mi fa sempre piacere, so che fa piacere anche a voi. Allora, come avete visto stamattina, in realtà ho già fatto un po' di cose, nel senso che mi sono svegliata verso le 9. Tra l'altro vi giuro, sono troppo contenta di questo orario universitario perché mi permette di dormire finalmente, di non alzarmi presto la mattina, che era una cosa che, facendo contro la mia volontà, non apprezzavo molto. Ma a parte questo, sveglia alle 9. Mi sono fatta il mio amato cappuccino, eccolo qua, ormai sapete che è una fissa, è praticamente il motivo per cui la mattina mi alzo dal letto. E ho già pianificato un pochettino la giornata, oggi dovevo incastrare un po' di cose, fare un po' di cose, quindi l'app che mi è venuta in soccorso è stata Structured, oddio come l'ho detto, Structured, penso si dica. Vabbè, comunque, ve la scrivo qua. È un'applicazione che ormai sto utilizzando da un sacco di tempo, che come vedete vi aiuta a organizzare tutti gli impegni. E seguendo la to-do list che ho fatto, devo assolutamente editare il video che spero voi vediate oggi, perché, ve lo dico molto sinceramente, ieri sera mi ero messa a editarlo, ma praticamente ho aperto l'applicazione di editing e sono crollata letteralmente, anche perché era già abbastanza tardino, sarà stata tipo l'una o una roba del genere. In realtà non è particolarmente lungo, è quello sui capelli che avrete visto ieri, quindi spero di farcela. Poi devo prepararmi perché devo finire di registrare l'ultima parte di quel video, poi alle 11 ho l'appuntamento dall'estetista per rifare finalmente le unghiette, ma di quello parleremo dopo. Non spreco altro tempo, mi metto a editare. 9:36 adesso, vediamo a che ora finisco. Allora ragazzi, è passata circa un'oretta e mezzo dall'ultima volta che ci siamo sentiti. Tra l'altro sono quasi le 11, quindi sto per scendere perché i miei sono sotto che mi danno uno strappo per andare appunto all'estetista. In tutto ciò io ho editato il video, non sono riuscita a registrare l'altra parte, l'ultima parte, quella che mi mancava. Infatti poi quando torno finisco anche quella cosina lì. Comunque mi sono preparata, ho fatto i capelli che per la prima volta ho visto acconciati, quindi diciamo un po' più finiti, perché poi finché io non me li acconcio non mi ci vedo. Devo dire che mi piacciono un sacco, ma ve ne ho parlato sicuramente nel video che è uscito ieri. Mi sono vestita, ho messo questo toppino in pelle che è di Bershka, penso, pantaloni cargo di Brandy e poi vabbè le Dunk. Metto qualcosina sopra perché ok che fa caldo, però all'ombra fa freschino, e andiamo a fare le unghie. Non so, vi dico la verità, non so minimamente come farle, sono indecisa tra due colori, o bianche o nere, oppure avevo anche pensato di farle tipo color carne, solo che quelle bianche, quelle color carne le ho già fatte le scorse volte, però non lo so, ho paura che il nero sia troppo, perché appunto è un po' di tempo che sono abituata a vedermi con le unghie chiare, quindi adesso vedermi con le unghie scure, non lo so, vediamo che cosa decido, perché alla fine io parto con un'idea e torno sempre che ho fatto tutt'altro. In tutto questo ragazzi non vi ho fatto vedere le unghie di prima, che sono queste qui. Come vedete sono un bel po' lunghe, c'è un bel po' di ricrescita. Le avevo fatte prima di partire per Fuerte, verso il 20 agosto, una roba del genere. Quindi adesso era arrivata assolutamente l'ora di rifarle. Ragazzi, 12:30, sono incredibilmente già tornata dall'estetista. Devo dire che sono molto soddisfatta delle unghiette, adesso ve le faccio vedere anche se sicuramente le avrete già intraviste. E rullo di tamburi le ho fatte nere. Sono stata contenta perché era un sacco di tempo che volevo farle proprio tutte nere. Chiaramente le ho accorciate perché erano veramente tanto lunghe. Ho cambiato la forma perché a mandorla con il nero non mi ispiravano molto, quindi le ho fatte a ballerina. Tra l'altro se mirano anche come sono vestita oggi, ha i capelli nuovi, ha tutto.
quindi stracontenta. Adesso finisco di registrare la famosa clip che devo registrare anche stamattina. Mi metto a editarla e poi carico il video, così almeno è online, credo e spero, per 1:30, al massimo per le 2. Mangio e poi alle 2:30 circa inizio ad andare in uni, perché alle 3 ho lezione. Oggi ho storia della comunicazione di massa, farò lezione appunto dalle 3 alle 5. Vi giuro che questa cosa di andare in uni solo 2 ore al giorno mi piace troppo. Amo di più l'orario di psicologia cognitiva ed ergonomia, perché è un orario perfetto per me, ovvero dalle 11 alle 13. Cioè praticamente manco sentite di andare in università. Mentre già dalle 13 alle 15 spezza un po' di più, però chi se ne frega, cioè fin quando sono 2 ore io me le faccio con totale tranquillità. Tra l'altro a novembre questo corso finisce, quindi poi per tutto novembre e tutto dicembre avrò solo psicologia cognitiva ed ergonomia il lunedì, martedì e mercoledì e poi basta. 14:29. Io ragazzi ho esaurito il mio tempo, devo andare in uni perché appunto alle 3 inizio. In realtà potrei partire anche solo 20 minuti prima, solo che io e le altre ragazze vogliamo prendere i posti su, quindi ci troviamo lì sempre 5-10 minuti prima della lezione, anche perché poi da noi c'è il famoso quarto d'ora accademico, quindi in realtà poi i prof iniziano sempre tipo, in questo caso 3:10, 3:15. Tra l'altro ve ne ho parlato un po' più su Instagram rispetto a qui, perché dopo che ho cominciato l'uni poi non vi ho più detto nulla, ma in realtà mi sta piacendo veramente tanto, mi sto trovando benissimo sia a livello proprio di ambiente, sia di ragazze con cui mi sono integrata, con cui ho fatto amicizia. Mi sta piacendo veramente tanto, totalmente, e dico totalmente diverso dal liceo, e per adesso è come me l'ero immaginata, quindi sono veramente super super felice. Cioè ogni giorno mi alzo che proprio sto bene, non ho l'ansia di andare, anzi ci vado volentieri. Infatti scorsa settimana quando sono stata a Milano e ho perso praticamente, in realtà ho perso solo 3 giorni su 5, mi è dispiaciuto un sacco. Alla fine è vero, magari dopo un po' è pesante, ma perché per esempio psicologia cognitiva ed ergonomia è una materia in sé un po' pesante, però non so, è strano da spiegare. Sono comunque contenta di essere andata lì e di essermi finalmente diciamo tolta dal mondo delle superiori, che come sapete ho odiato. Va bene, chiacchiere a parte, vado. Ok ragazzi, io ho appena finito, vi giuro sono stanca morta, la lezione di oggi è stata bella impegnativa. Adesso ho preso la macchina perché l'autobus era appena passato, quindi ho detto vabbè, prendo la macchina, spero solo che non ci sia troppo troppo traffico. 18:57, eccomi qui ragazzi, non sono scomparsa ma ho fatto un po' di cosine, nel senso che sono tornata a casa dall'uni, fortunatamente non c'era troppo traffico, poi io ho fatto le stradine un po' imboscate tra virgolette, non proprio quelle centrali, in modo da cercare di schivare quanto più traffico possibile. Sono arrivata a casa e sono andata a fare la spesa, vabbè insomma ho preso le cosine che ci servivano e anche altre cose che non ci servivano. Sono tornata a casa, ho fatto una bella merenda, mi sono fatta una bella piadina insieme a mia madre, sono state lì a chiacchierare un pochettino, poi chiaramente mi sono concessa i miei 30 minuti 45 minuti di cazzeggio post università, e adesso sono qui con il mio computerino perché devo assolutamente rispondere alle email. Praticamente è una settimana che io non mi faccio viva con diciamo le persone con cui collaboro, le aziende con cui collaboro, perché a Milano non mi sono portata il computer, quindi direi che è arrivato il momento di farmi viva, anche se in realtà sicuramente adesso inizierò ma non finirò, finirò poi stasera, perché io e Charlotte andiamo a vedere un film al cinema e il film che andiamo a vedere si chiama Omicidio nel West End, che dal titolo non sembra una cosa molto tranquilla ma in realtà dovrebbe esserlo, nel senso che è un thriller, ma è un thriller diciamo comico, in chiave comica, che sono dei thriller che io personalmente amo. Quindi appunto il film alle 8, per le 7:40 partiremo più o meno da casa e quindi io ho circa 25 minuti, mezz'ora massimo, per occuparmi un attimino delle mail, ma poi appunto sicuramente ci darò un'occhiata anche stasera quando tornerò, anche perché poi il film dovrebbe durare penso 2 orette, se anche qualcosina in meno. Sì, comunque per massimo penso 10:30 sarò a casa. Il casino dietro. Alla fine ho fatto tipo un quinto delle cose che dovevo fare, ma va bene così, recupererò poi dopo il film. Adesso vado perché Charlotte è giù che mi aspetta. Io mi sono cambiata i pantaloni, ho messo questi qui di Motorrocks, sempre cargo però beige, felpa diesel,
tra l'altro data da Kevin. Borsetta Easy e let's go. He doesn't know that your favorite place is still mine. Now I take the long. 23:51. E io, ragazzi, come vedete, sono a casa nel mio letto. Alla fine il film è finito come previsto per le 22. Devo dire, molto carino. Se volete un thriller, però non di quelli angosciosi, ma simpatici, divertenti, comici, eccetera eccetera, questo devo dire che ve lo consiglio. Ci sta, anche perché appunto i thriller di solito tendono ad essere un po' pesanti, mentre questo qui, essendo in chiave comica, è molto più leggero. Però allo stesso tempo mi piace che ci sia la parte dedicata al crime. Poi vabbè, abbiamo accompagnato Sha in centro perché lei doveva andare lì. Sono tornata a casa, ho fatto un po' di cosine, adesso mi sono messa qui nel letto. Il programma era appunto rispondere a qualche email, iniziare a editare questo video, ma penso che darò solo un'occhiata veloce alle email, quelle diciamo più importanti a cui oggi non ero riuscita a rispondere, e il resto lo rimando a domani, perché vi giuro sono cotta. In più, domani mattina volevo tipo alzarmi per le 6:30, 7:00 e andare in palestra. Non so se effettivamente riuscirò ad alzarmi, più che altro perché noto ultimamente, col fatto che ho preso appunto diciamo l'abitudine di alzarmi tardino, perché le lezioni all'uni non iniziano mai prima delle 11, quindi io me la dormo fino alle 9:30, 9:40 eccetera eccetera. Ultimamente, anche se mi punto 10 miliardi di sveglie tipo per 7:30, 8:00, difficilmente mi alzo, quindi vedremo domani mattina cosa sarò riuscita a fare, se sarò riuscita ad andare in palestra. Nel caso ci vado domani sera, quindi no problem. E appunto adesso vado perché sono veramente cotta. Io, ragazzi, spero che come sempre questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia in qualche modo. Se ancora non lo fate, andatevi a seguire sui miei vari social che vi lascio qui, ovvero Instagram, TikTok e Vinted. E noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Bacio.